Benvenuti in una puntata di attualità politica, la gestione Covid e tanto altro che non mi sta piacendo della classe politica attualmente negli emicicli. Ricordatevi il mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e condividete. Intanto si parte! Da qualche settimana stavo raccogliendo le idee per fare di questo video un'omnia del mio pensiero sulla classe politica e alle relative scelte adottate da essa in questo paese da anni e anni, per non dire decenni. Ebbene, alla fine mi sono imbattuto in uno scritto di Antonio Moscatello su Facebook. Lo avete già visto in alcuni video su questo canale relativi al Giappone. Così, dopo avergli chiesto il permesso, ho deciso di leggervelo qui per voi e aggiungere in calce alcune riflessioni. Il link al testo originale è in descrizione. Ecco cosa ha detto. Lo dico immediatamente, per scansare ogni equivoco, io mi vaccinerò non appena mi sarà possibile, quantomeno per non essere ostaggio di questa assurda incapacità di gestire la crisi da parte delle nostre autorità a ogni livello. Dirò di più. I vaccini sviluppati da case farmaceutiche è giusto che diano remunerazione per gli investimenti fatti per la loro realizzazione, ma deve essere riconosciuto che senza la ricerca di base pubblica non ci sarebbero mai stati in così breve tempo e la vaccinazione deve essere gratuita per tutti, lo ripeto, gratuita per tutti. Ma deve essere altresì chiaro che il vaccino non è risolutivo. Sì, ci proteggerà dal Covid-19, ma questo coronavirus non è il primo e non sarà l'ultimo virus che verrà a fare la strage. Basta conoscere, non dico la storia, ma la cronaca di questo ultimo decennio per sapere che virus distruttivi hanno colpito qua e là nel mondo con una cadenza sempre più accelerata. SARS, MERS, aviaria, suina, Ebola, senza dimenticare l'AIDS. L'avete dimenticato? È un virus pure quello. Il virus è una macchina biologica estremamente semplice, per questo efficace. Il suo preciso obiettivo è la riproduzione. Sia chiaro, lo stesso vale per quell'altra macchina biologica che chiamiamo uomo. È il vettore di un messaggio che chiamiamo DNA, il cui principale obiettivo è diffondere questo messaggio in una dinamica evolutiva. Noi umani non siamo, in fondo, molto diversi dai virus. Quindi un po' ne conosciamo la logica. I virus che ci hanno attaccati, direi però piuttosto usati, da sempre hanno in comune l'origine animale e il loro salto di specie verso l'uomo è prodotto dalla promiscuità tra il nostro contesto e quello degli animali, nel caso del Covid apparentemente il pipistrello. L'uomo è un animale che modifica l'ambiente per allargare la sua nicchia ecologica. Non siamo gli unici a procedere a questa maniera, i lombrichi, i castori, altri modificano in maniera attiva il contesto esterno in modo da favorire il loro successo riproduttivo ed evolutivo. Ma noi lo facciamo su scala macroscopica, con la hubris che ci appartiene, non curandoci certo degli effetti devastanti sulle nicchie ecologiche degli altri esseri viventi, e la natura in un certo senso si vendica. Quindi il primo punto da tenere presente se vogliamo incorrere meno frequentemente in una crisi come questa è che va posto un argine allo sfruttamento del pianeta. La deforestazione, lo sfruttamento del suolo, lo sfruttamento degli animali, lo dico da onnivoro, devono essere contenuti in maniera massiccia. D'altronde il riscaldamento globale è un processo ben più pericoloso e di lungo periodo che il Covid. Quindi che bisognasse assumere decisioni in questo senso era evidente anche prima. Questo non vuol dire però che il sistema capitalistico, così come si è sviluppato nel XX secolo e nel primo ventennio del XXI, sia in Occidente che in altri paesi a capitalismo di Stato autoritario dell'Est, e quindi anche la Cina per intenderci, ci porta dritti a sbattere il muso. L'altro grande messaggio che ci arriva dal Covid e dalle altre epidemie è che se il punto di attacco delle grandi crisi sono la povertà e la marginalità, cosa magari non evidentissima in Italia, ma il Covid si diffonde tra gli uomini laddove c'è promiscuità con l'animale selvatico, e non parlo certo di caccia alla volpe tra la nobiltà inglese. Poi gli effetti riescono ad aggredire il grosso della popolazione. Certo c'è un'aliquota di straricchi che si arricchisce di più, ma di fronte a una crisi pandemica più diffusa e aggressiva di questa, nessuno potrebbe dirsi al sicuro. Quindi l'altra fondamentale strategia per evitare crisi pandemiche è quella della giustizia sociale. Ecco, i principi attivi del vero farmaco contro il Covid e tutte le crisi come questa sono
tutela dell'ambiente e giustizia sociale. Se la sinistra ha ancora ragion d'essere oggi, deve dire come produrli. Gli altri ingredienti sono eccipienti o talvolta fuffa. Ebbene, grazie a Moscatello ho l'occasione di introdurre il dilemma della democrazia in Italia. La democrazia in Italia sta fallendo, i politici anche, ed è tutto evidente da questo governo misto che si è trovato a reggere le sorti del paese durante il Covid. Ora potrei perdere minuti ad elencare i vari errori del governo in fatto di sanità, istruzione, trasporti ed esteri. Potrei anche dirvi gli errori di un'opposizione che ha fomentato la disobbedienza alle regole. Potrei pure citare la mancanza delle sanità privata e l'abbandono a loro stessi di certe aree di quella pubblica. Ma la realtà è che tutto questo ha un nome, uno solo, ed è democrazia moderna. Il fatto che ogni politico si giochi la poltrona, che non sia di mestiere, che non conosca i metodi e strutture burocratiche, porta le democrazie, quindi non solo la nostra, a non riuscire a fare i piani di sviluppo a lungo termine con opere di miglioramento i cui effetti si vedranno decenni dopo sulla popolazione. Così ci ritroviamo in un'emergenza che tale, dopo 9 mesi, non dovrebbe più avere senso di esistere, ma che non è stata sostituita da una nuova normalità Covid normata e chiara per i suoi punti. Il fatto che il piano per un'emergenza pandemica sia vecchio di oltre 15 anni già la dice lunga sull'attenzione alla carta probabilità della vita che ci mette lo Stato. Io, da chi mi governa, non pretendo la perfezione, non pretendo nemmeno la fede assoluta nel mandato, ma pretendo le palle di prendere in mano un paese, di farsi dei nemici con scelte politiche sofferte che lo affosseranno, ma che salveranno e potranno rilanciare questo paese negli anni futuri. Il non avviare vere riforme, continuare a mettere una pezza qui e là, che tanto poi ci penserà il prossimo, o invocare i pieni poteri come paese tipo Russia e Cina, non sono la soluzione, come non lo è seguire la via corporativa degli USA. Troviamo la nostra via, perché la geopolitica è attualmente a nostro sfavore. Ma ho già accennato di questo nel precedente video sulla sconfitta di Trump e dell'opportunità che ha l'Europa. Vi rimando quindi a quel video. Intanto vi ricordo che se volete potete sempre supportare questo canale, mettere un bel mi piace, iscrivervi e attivare la campanellina, commentare e condividere. Io vi aspetto sui miei social e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!